Ciao a tutti amici di eximalator.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la tastiera meccanica con retroilluminazione completa rossa Fanatic Rush. Partiamo velocemente dalla confezione, classica confezione di cartone, immagine illustrativa del prodotto, nome del prodotto, un piccolo adesivo che ci ricorda l'adozione di switch meccanici Ceramex Brown. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con ulteriori caratteristiche circa il prodotto. All'interno della confezione troveremo un cartoncino con illustrate le principali caratteristiche e funzioni della tastiera, due classici piedini in plastica, gancetti che ci permetteranno di ancorare il poggiapolsi, incluso sempre nella confezione, direttamente alla tastiera. Un poggiapolsi rivestito di una superficie soft touch, quindi molto confortevole al tatto. Nella parte inferiore troviamo dei piedini in gomma di forma circolare e troviamo degli spazi che serviranno ad agganciare i piedini sia al poggiapolsi sia alla tastiera. Ovviamente questo procedimento lo vedremo meglio nella recensione scritta. Infine troviamo la tastiera, la Fanatic Rush. Come notiamo, il design è classico, elegante, una colorazione prettamente nera. Anche la tastiera nella parte superiore adotta una superficie soft touch che migliora anche, diciamo, l'estetica complessiva del prodotto. Il layout di digitazione è americano, espressamente ed unicamente americano. Analizzando meglio i dettagli, troviamo i tasti multimediali che vanno da F1 ad F6, i tasti profilo che vanno da F7 ad F11, troviamo 5 profili che potremo switchare con la combinazione solita Fn più il tasto del profilo che ci interessa, e F12 il tasto della modalità Gear, che praticamente è una modalità Game Mode che disattiverà il tasto Windows quando saremo in gioco. Il tastierino numerico è caratterizzato anch'esso da una duplice funzione per i tasti 2 ed 8, che sempre in combinazione col tasto Fn ci permetteranno di regolare l'intensità della retroilluminazione della tastiera su 4 livelli. Nella parte superiore del tastierino numerico troviamo il logo della Fanatic e ovviamente Gear, che rappresenta la serie di prodotti. Nella parte posteriore troviamo un design, scusate, anche qui molto classico, classici piedini in plastica che potremmo aprire per rialzare un minimo la tastiera e quindi agevolare la digitazione della stessa. Nella parte inferiore troviamo sia l'insenatura o comunque il foro per inserire quei piedini, quei gancetti in plastica precedentemente visti, dei piedini in gomma, mentre nella parte superiore troviamo due porte USB che ci permetteranno di collegare una pendrive praticamente direttamente alla tastiera. A differenza di altre tastiere che abbiamo visto essere dotate di una doppia porta USB, la Fanatic Gear ne Rush, scusate, ne è dotata soltanto di uno, connettore placcato in oro e cavo rivestito in treccia di tessuto. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximalware.com. Con questo è tutto, un saluto allo staff.